Ieri sera nel corso della trasmissione Pronto Medicina Facile, curata e condotta da Paolo Cassignani, si è parlato dei vaccini anti-Covid-19, quali sono le caratteristiche di quelli attualmente disponibili sul mercato, come funzionano, chi deve sottoporsi alla profilassi di massa e con quali indicazioni. In studio ospita la dottoressa Graziella Soldato, dirigente medico dell'Unità Operativa Complessa di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica della ASL di Pescara. In redazione Gigliola Edmondo ha preso tantissime telefonate di telespettatori che vogliono informarsi sui vaccini. Vi proponiamo uno straccio della trasmissione. Primo pescarese, diciamo così, vaccinato da lei, che atto medico è stato? Carico di emozione? Sì, un'emozione veramente forte. Non dico che mi tremasse la mano, perché da medico non lo posso dire, però è stato un momento carico di emozione e forse è stata in fondo la prima volta in cui, ricordate quella frase che campeggiava su molti balconi, andrà tutto bene. Ecco, in quel momento, quando ho preso la siringa tra le mani, ho detto questo è veramente il momento in cui inizierà ad andare tutto bene. Allora, prima dose, seconda dose, fatte nei tempi, una volta che mi sono vaccinato col richiamo ottengo l'immunità, la copertura, diciamo così. Dipende dal vaccino. Dal vaccino, diceva prima. Durata di questa efficacia? Durata di questa efficacia è una durata teorica, perché la durata vera si ha con gli studi, ma gli studi purtroppo non abbiamo avuto tempo. Nel tempo ci sarà un monitoraggio di queste persone vaccinate per vedere se ancora l'immunità rimane, quindi ci sono ancora gli anticorpi. Mi toccherà richiamarla per fare un aggiornamento scientifico, a parte gli scherzi. Grazie. Però grazie. È presumibile che ci sia una durata nel tempo, al limite pensare a una dose booster, una dose di richiamo. Ci sono diverse teorie, ma a livello empirico non ancora riusciamo a dimostrare questo, perché occorre del tempo.